Amici sportivi, bentrovati a Fabrizio Vitale, Gazzetta dello Sport, bentrovati, li vediamo più piccolini, Salvatore Geraci con la coppola di ordinanza, Corriere dello Sport e Repubblica, Giuseppe Leone, Gazzetta dello Sport. Allora, quarta puntata di questa trasmissione, ancora siamo imbattuti, lo diciamo così, poi ognuno tocca quello che deve toccare, non so se è merito nostro, se è merito dei nostri editori, se è merito della coppola di Geraci, però il Palermo è uscito dalla crisi. Quattro partite utili consecutive con due pareggi e due vittorie, la zona retrocessione alle spalle, tre partite senza subire gol, insomma un andamento da squadra che non dovrebbe avere difficoltà a centrare la salvezza programmata. Quindi, uscito dalla crisi, Fabrizio, però, cioè, non è che abbiamo vinto il campionato ancora. Assolutamente no. Ciao Guido, sì, il Palermo per me è uscito dalla crisi, adesso deve dare però continuità a questo andamento che è stato trovato nelle ultime quattro partite. Hai dato dei dati interessanti che comunque certificano quello che è stato il cammino del Palermo nelle ultime quattro partite. Palermo ha viaggiato una media di 2 punti a gara con gli 8 punti messi a segno, che non è una media che hanno tenuto tantissimi. Credo che sta a indicare che c'è un segnale di ripresa, che c'è un lavoro iniziato dalla partita col Pisa che sta andando pian piano a dare i suoi frutti. Ti fermo un attimo a proposito dei numeri, Giuseppe, 3 clean sheet, come ormai si usa dire con questa terminologia inglese, per Palermo diciamo è una rarità, ma in Serie B? Ma in Serie B non è una cosa per tutti, se andiamo a vedere i dati di queste ultime 3 giornate, perché l'unica squadra insieme al Palermo a non aver incassato gol nelle ultime 3 partite di campionato è Cittadella. Tra l'altro, sia per Palermo che per Cittadella questa mini striscia positiva è iniziata proprio nello scontro diretto qui al Barbera. Intanto vituperato Cittadella, che bisogna battere, sì, a mani basse. Hai ragione, poi, perché poi Pisa e Cittadella, che non perdono da un bel po' di tempo sostanzialmente, sì. E sono i due pareggi di cui si era lamentato il popolo rosanero. Popolo rosanero che poi gratificheremo in trasmissione, perché ci sono alcune immagini molto belle che fanno capo alcuni giorni fa i 122 anni del Palermo il 1 novembre. Volevo salutare anche tutti gli amici che ci seguono su Video Regione ogni lunedì alle 18, con Blog Sicilia, con Stadio News sui siti e sulle pagine Facebook. Adesso siamo anche con il podcast, siamo talmente diventati internazionali che siamo anche in podcast. E a proposito di internazionalità, fra un po' ci collegheremo anche con Sasà Salvaggio, personaggio che ormai non è più un personaggio locale, non è più un personaggio nazionale, ma diventa ormai intercontinentale, vista la sua grande popolarità anche in America. Salvatore Geraci, Palermo è uscito dalla crisi, giusto? Ma tu mi chiedi, la crisi è alle spalle? Io ti dico, se mai c'è stata, è alle spalle. Ma non dimentichiamo che questa squadra è figlia di un immenso amore finito sul più bello. Bisognava dare tempo per la ricostruzione, era logico aspettarsi anche un momento di incertezza. Certo, navigare nelle retrovie non fa bene a nessuno, ma non possiamo dimenticare che Corini è arrivato il 7 agosto e la settimana successiva è cominciato il campionato, con tantissimi giocatori nuovi e fra difficoltà di organizzazione. Il City era stato chiaro fin dall'inizio, cambiando soprattutto strategia. La società è stata vicina a Corini e questa, secondo me, è la vera novità della stagione e di un calcio che troppo spesso si affida a risultati del momento per cambiare allenatore come unico rimedio ai mali. Per la prima volta abbiamo visto invece un racconto diverso, l'anima della società e della squadra è più importante di tutto, e questo mi conforta. Beh, devo dire che noi siamo stati abbiamo calmierato un po' le acque alcune settimane fa, quando venivamo un po' anche criticati perché troppo buoni. La verità è che la pazienza ha pagato. Tra l'altro sto citando anche un articolo di Stadio News a firma di Roberto Parisi, la pazienza premiata, perché Fabrizio, non è di tutti i giorni trovare gruppi che non solo non mandano via l'allenatore, ma fanno di tutto per farlo capire anche a chi non vuole capirlo.
hanno, diciamo, vinto questa prima parte di scommessa. Ma sì, l'abbiamo detto anche già altre volte, fa parte della filosofia di questo gruppo. Ricordo sempre l'esempio, riporto sempre l'esempio del Girona dello scorso anno nella Serie B spagnola, che aveva iniziato dopo poche giornate più o meno come il Palermo, era terz'ultimo, probabilmente si poteva cambiare l'allenatore, non l'hanno fatto, poi il Girone è andato in Liga, ai playoff. Non sarà magari quello che accadrà a Palermo, però questa la dice lunga sulla filosofia che ha il City Group riguardo alla gestione dei progetti che ha avviato nelle varie squadre che è andata acquisendo in giro per il mondo. Parliamo del perché, cerchiamo di capire il perché di questa crescita del Palermo anche sul piano dei risultati oltre che dell'identità. Giuseppe, secondo te cosa è cambiato nell'ultimo mese? Ah, se devo dare un perché, io lo andrei a ricercare anche nell'intelligenza di Corini, perché sai, spesso ci troviamo a commentare alcuni atteggiamenti di allenatori troppo legati a certe tattiche, a certi schemi, a certi moduli, a certi giocatori. L'intelligenza di Corini è stata quella di capire il momento di difficoltà palese del Palermo e cambiare, adattarsi a questo momento di difficoltà. Lo ha sottolineato anche lui stesso, lodando il gruppo dopo l'ultima vittoria con il Parma. Io credo che sia da ricercare soprattutto in queste ragioni qua. Il Palermo ha cambiato pelle, ha cambiato molto, ha cambiato modo di approcciarsi alle partite, e questi risultati sono figli di questo atteggiamento. Non è detto che possa ricambiare questo atteggiamento, perché qualora il Palermo dovesse continuare a fare bene, a fare punti e quindi a crescere l'autostima, poi magari potremmo vedere anche un progredirsi del gioco in particolare. Io non mi sbilancerei troppo, anche perché questa è una Serie B particolarmente equilibrata, con tanti pareggi, abbiamo visto anche fino all'ultima giornata, con un Venezia che ormai è in pienissima zona retrocessione, altro che stare al vertice, il Genoa stesso che non riesce a vincere in casa. C'è talmente tanto equilibrio che un campionato direi quasi normale come quello del Frosinone diventa fuga grazie anche a 6 vittorie su 6 in casa. Salvatore, io ritengo che nel calcio un episodio fortunato o sfortunato possa decidere un risultato, e il Palermo magari sia a Modena che col Parma ha avuto quel pizzico di fortuna che altre volte non aveva avuto, però credo che non basti soltanto la focalizzazione sugli episodi, c'è veramente un'idea di squadra adesso che prima faceva fatica a vedersi, giusto? Ma sai, il calcio è fatto proprio di episodi, lo dicevamo la scorsa settimana, sembra banale, ma poi è la vera sostanza è tutta lì, però gli episodi si colgono al volo. E come si fa a cogliere al volo? Perché tu devi avere un'anima dentro. Se hai un'anima dentro, se la tua squadra risponde a determinati principi, se c'è affiatamento con l'allenatore, se le sconfitte arrivano e si riescono a tramutare in desiderio di rivalsa, e allora tutto questo contribuisce a far sì che nei momenti più opportuni tu riesci a tirar fuori le cose migliori. Il gol, per esempio, improvvisamente tu segni, gli altri hanno sbagliato e tu segni, e beh, anche quello è un merito. Tra l'altro, io rivedendo le due partite, proprio quella col Genoa e quella col Parma, vedo due cose assolutamente importanti: che il Palermo è anche capace di subire il gioco degli altri, cioè di capire che gli altri possono essere in quel momento più forti, e allora si danno una regolata, nel senso che stanno ben coperti dietro e improvvisamente ripartono con azioni che possono far male. Ecco, questa è una delle doti che in effetti questo Palermo ha avuto fin dall'inizio. Allora Fabrizio, intanto io ti ringrazio sempre per l'enorme lavoro oscuro, no? Tu sei il mediano di questa trasmissione, perché fai il lavoro oscuro davanti alla difesa, devi filtrare decine di commenti, elaborarli e poi anche esporli. Io vi raccomando sempre, se fate delle opinioni fatele brevi, se fate delle domande fatele brevissime. Fabrizio. Sì, cominciamo da Walter Guccione. Buongiorno, il Palermo ritrova serenità e grinta, adesso serve qualità a centrocampo.
Poi abbiamo Rosario Adriano Orlando, con il Parma partita difficile, combattuta, ostica, ma ce l'abbiamo fatta battendo una squadra forte anche se rimaneggiata. Il gol di Marconi mi ha ricordato molto Palermo Pistoiese, il grande gol di Vasari sotto la pioggia, forza magico Palermo, avanti tutto. Un saluto dalla Sardegna. Interessante quello che dice Rosario, perché molti davano il Parma per praticamente una squadra facilmente affrontabile, perché presentava la seconda squadra con oltre 10 defezioni eccellenti, ma quello che è venuto fuori dalla partita vista al Barbera è che il Parma non era affatto scarso, aveva una qualità nel palleggio, aveva una struttura fisica generale importante in due reparti nevralgici come il centrocampo e la difesa, e credo che questo dimostri ulteriormente che forza abbia il Parma, che cosa può dire in questo campionato. Sì, io sono d'accordo personalmente, perché ho visto grande qualità di palleggio. Poi c'è un poeta là dentro che si chiama Franco Vasquez, che anche in una partita giocata in difficoltà ha dimostrato di avere qualità che meriterebbero categorie superiori. E tra l'altro io ho visto anche delle similitudini. È vero che c'era una similitudine un po' così di fantasia con la partita con la Pistoiese, ma c'era quell'afflato che io avevo visto pure quasi 30 anni fa. Però c'è anche qualcosa da aggiungere, Fabrizio, Giuseppe, quando parliamo di qualità a centrocampo, dipende cosa si intende per qualità. Vasquez sicuramente dà qualità al Parma. Io ho rivisto un po' la partita col Genoa, per esempio, non so se tu hai avuto questa impressione, Giuseppe. Cioè, partita che tu giochi d'attesa perché sai che hai contro un avversario superiore, almeno sulla carta, e poi aspetti il momento opportuno. Ma ci sono state tante similitudini tra le partite con Genoa e Parma, che per fortuna sono finite entrambe allo stesso modo, quindi insomma due vittime eccellenti già al Barbera quest'anno. Anche questo è sinonimo però di intelligenza, sono d'accordo con Salvatore. Questo Palermo è un Palermo che comincia a conoscere anche i suoi limiti, se arriva una squadra più forte l'affronta sapendo che quella squadra ha determinate qualità, pensando poi di andare a colpire anche in quelle poche occasioni che si presentano nell'arco dei 90 minuti. Per quanto riguarda la qualità a centrocampo, siamo sempre, torniamo al discorso di prima, in questo momento questo è un Palermo da battaglia, è chiaro. Lo spartito che ha dato in questo momento Corini ai suoi giocatori, e credo che sarà un Palermo da battaglia almeno per le prossime settimane. Non dimentichiamoci che ora arriva un mini ciclo di 4 scontri diretti contro squadre di bassa classifica, e sarà fondamentale fare punti. Per la qualità credo che ci sia ancora un po' di tempo da aspettare, e soprattutto aspettando quegli uomini che erano stati presi per il gioco di qualità, che in questo momento sono ai box, perché Corini sta dando. Infatti proprio su questa frase qua vorrei aprire un secondo capitolo, che no, quello... anche perché c'è un messaggio che proprio sta a pennello di Emanuele Pistoia, dice: la cosa più strana è la panchina con Stulaz, Saric e Bettella, cosa sta accadendo, per me è incredibile, per il resto mi sembra tutto in linea con i programmi della società. Sì, infatti volevo entrare nel secondo macro argomento della trasmissione, cioè il Palermo trascinato un po' dalla vecchia guardia, se guardiamo ai protagonisti come Marconi, come Valente, che è subentrato ad Elia con due belle partite e due belle vittorie, c'è anche Brunori, e c'è come contraltare, Salvatore, anche la rinuncia a quelli che erano i programmi iniziali, e vale a dire il centrocampo delle 3S, cioè Stulak, Saric e Segre. Ora io penso che in qualunque campo professionale tu parti con un progetto e poi il progetto si va modificando a seconda delle circostanze, a seconda dei momenti di forma, a seconda degli episodi come l'infortunio di Elia, e si va migliorando piano piano. Ora, quando si parla di qualità di gioco, perché noi abbiamo risolto un po' il problema di chi voleva le carni di Corini, di chi voleva bagno di sangue, adesso non si parla più di Corini, ma si parla anche un po' di qualità di gioco, lo diceva nel commento precedente Walter. Il centrocampo è un centrocampo muscolare, certamente, Gomez e Bro soprattutto. Secondo te, il progetto iniziale che prevedeva anche Stulaz e Saric va accantonato o va rivisto del tutto?
No, ma perché dobbiamo stupirci? In fondo questo sarebbe stato un campionato difficile per tutti, un campionato di assestamento, anche perché la vecchia guardia, i Brunori, Valente, Marconi, che giustamente tu hai citato, ma potremmo aggiungere Floriano, Crivello, avrebbero dovuto prendere in ogni caso confidenza con una nuova realtà. Il fatto poi che giocatori come Saric e Stulas siano messi in panchina è la testimonianza intanto che le gerarchie esistono ma possono essere cambiate, e che i valori tecnici sono rilevanti secondo le esigenze del momento. Forse si poteva dare fiducia a più giocatori del recente passato. Si è scelta un'altra strada, ma la sostanza non cambia, e soprattutto non cambia il fatto che in certi momenti determinati giocatori sono assolutamente indispensabili. In altri, quelli che avrebbero dovuto fare la panchina invece risultano determinanti. Però per esempio ora ho visto un messaggio in sovraimpressione di Biagio che diceva il gioco del Palermo è questo sostanzialmente, lanci lunghi per Brunori, è il massimo che ci dobbiamo aspettare o è soltanto una fase di transizione? No, assolutamente no. Ovviamente Corini conosce i limiti di questa squadra e si sta adeguando. È chiaro che nel momento in cui tu vedi che c'è una squadra superiore, ti chiudi un po' dietro e poi vai via in velocità. Su questo non c'è dubbio che bisogna lavorare molto di più per dare più continuità, per dare più consistenza alle finalizzazioni di Brunori. Però Fabrizio, volevo sentire anche Fabrizio, perché io, Salvatore lo sa perché abbiamo condiviso 50 anni di carriera, io davanti a un dottore stanco preferisco un operaio vitale, no? Allora, se parlare di Gomez come operaio è un po' riduttivo, però un centrocampo più muscolare come Gomez e Bro, che magari non ha la poesia di Vasquez, ma di Vasquez ce ne sono pochi in giro per la Serie B, alla fine ha accorciato anche i reparti, ha dato una solidità anche alla difesa. Secondo me non è sganciabile il discorso delle tre partite senza gol dalla presenza di un centrocampo più muscolare, magari meno bello a vedersi, ma più muscolare. No, assolutamente no, io condivido perfettamente il tuo pensiero, anche perché rendiamoci conto di una cosa: il progetto iniziale di Corini, che avrebbe dovuto includere il gioco che tutti quanti invocano in maniera assillante nonostante i risultati, si è scontrato con un problema abbastanza evidente, cioè quello che noi non abbiamo centrali bravi nell'uno contro uno. Allora, se non hai centrali bravi nell'uno contro uno in difesa, è chiaro che non ti puoi permettere un centrocampo più tecnico. Lo hanno detto le tre sconfitte consecutive, basta andare a vedere i gol come sono stati presi. Corini ha cambiato la concezione del gioco iniziale, ha messo muscoli, come dici tu, a centrocampo, con un po' anche di qualità tra i piedi, perché Gomez, devo dire che tratta la palla in maniera abbastanza pulita, essenziale, ha dato compattezza al reparto difensivo, tant'è vero che non prende gol da tre partite. Secondo me il limite del Palermo nel non poter esprimere il gioco sta nelle caratteristiche dei suoi centrali difensivi. Bene, allora io però approfondirei questo argomento. Giuseppe, Devetak non so se sia un titolare perché sta per recuperare Sala. Marconi doveva essere in teoria una seconda scelta al nuovo acquisto Bettella, ma per il momento è lui nettamente il titolare della maglia. Io immagino anche che questi siano comunque dei settori dove la società poi farà anche delle operazioni di mercato a gennaio. Abbiamo trovato la quadratura o c'è ancora da modificare? Perché Matteiu a destra adesso secondo me già dà un po' più di regolarità, anche se per la verità Buttaro andava valorizzato. Devetak non incanta, non è il giocatore che fa sognare i tifosi, però tutto sommato la fascia sinistra si è tenuta. L'equilibrio lo stiamo raggiungendo. Ah sì, torniamo sempre al discorso delle gerarchie che faceva Salvo. Corini sta dimostrando anche di avere appunto in questa apertura mentale una grande apertura mentale, nel senso che non ci sono punti giocatori fissi, cioè ognuno avrà la sua chance in questo campionato.
così come la sta avendo Devetak, che già è stato confermato titolare. In questo momento questi sono i giocatori che stanno dando più garanzie a Corini, per questo, tornando a quello che dicevo prima, sarà ancora una striscia, secondo me, in cui vedremo questi giocatori da battaglia più muscolari in campo. Fabrizio, ancora messaggi che mi pare non manchino proprio, diciamo. No, il lavoro ce l'hai. Salutiamo anche chi ci segue da oltreoceano, come Maria Mirabella. Ciao from Boston, Massachusetts, USA. E poi li abbiamo un po' mandati in onda, ma li andiamo a ricommentare. Diciamo che li facciamo scorrere anche per non penalizzare, esatto, i tanti commenti. Poi esatto, perché arrivano davvero numerosi. Allora, Sergio Capodici dice: il Palermo, se vuole tornare a livelli alti per vedere Brunori in rete, deve giocare con il 3-5-2, ci vuole un altro attaccante accanto a Brunori. Piero Mandracchia: se hai un gap tecnico e fisico evidente, l'unica possibilità è poter tentare di vincere, usare grinta e cuore. L'umiltà ha pagato, è valso sia col Genoa che con il Parma. Poi c'è Emanuele Pistoia che dice: le statistiche dicono che Brunori è il terzo attaccante a ricevere più palle, al contrario di quello che si dice. Infatti sabato ha avuto due clamorose palle gol e le ha fallite. Facciamo giocare titolare Vido? Adesso c'è un po' questo dibattito. Non ho capito, Brunori ha avuto due palle gol clamorose? Dice che le statistiche dicono che l'attaccante che riceve più palle. E la dimostra il fatto che ne ha avute due, ha fallito due occasioni, però, ma una di queste è generato un gol. Io sui numeri, sui macronumeri sono d'accordo, io so alcuni numeri che poi spiegano o spiegherebbero l'analisi della partita o delle riserve. Lasciamo stare il discorso del possesso palla, che è un valore che secondo me ormai è assolutamente inconsistente, però Brunori ha avuto due palle, ma una non era una palla, cioè una era una bella palla, il cross da sinistra di Di Mariano, mi sì. sembra, lui ha anticipato l'avversario che aveva addosso, ha tirato fuori, ma non mi sembrava una clamorosa palla gol. Dopodiché lui è stato bravo, secondo me, a conquistarsi l'azione del calcio d'angolo da cui viene fuori il gol, perché va a capire prima degli altri che il Parma ha una defezione in difesa e riesce a conquistarsi quel calcio d'angolo. Io non so se Brunori ti sembra in calo, Salvatore Brunori? Ma no, io lo affronterei in maniera diversa il discorso su Brunori. Brunori ha una certa età, non è un ragazzino, non è uno da primo pelo che improvvisamente viene alla ribalta, è uno che gioca da tanti anni, ma quante partite ha fatto per esempio in Serie B e quanti gol ha fatto in Serie B? Questo ci lascia anche pensare che Brunori è un giocatore, paradossalmente, ma non troppo, ed è tutto torna proprio a suo vantaggio, che può dare molto di più, ma deve adeguarsi ovviamente a contesti completamente diversi. Questa è la Serie B. Brunori, tu praticamente... lo vorresti con Vido accanto o con Soleri, oppure così com'è con due esterni che poi cercano di convertere? No, io devo dirti la verità, preferisco i due esterni e la punta centrale. Ovviamente avessi un centrocampista in grado di fare qualche gol, già sarebbe una cosa molto molto più bella, ecco. Però Brunori basta e avanza. Perché in effetti mancano i gol del centrocampo, Salvatore, tu hai ragionissimo su questo, e mancano anche i gol della difesa, anzi mancavano, perché poi Marconi ha cambiato il corso della partita. Io mi devo fermare per un brevissimo break pubblicitario, ma volevo annunciarvi subito che quando riapriamo con un bellissimo, veramente straordinario video dedica ai tifosi quelli veri, ovviamente, quelli da stadio, quelli da campo, quelli da cuore, non quelli da tastiera. Poi ci collegheremo con Sassà Salvaggio, pochissimi secondi di pausa. Rosa e Nero, Web TV parte seconda, con Fabrizio Vitale, Giuseppe Leone e Salvatore Geraci. Adesso vorrei un attimo fare una piccola pausa. Tu intanto puoi continuare a studiarti i commenti, Fabrizio, perché il tuo lavoro è quello più pesante di tutti e quattro. Salvatore gioca, Giuseppe guarda, io parlo, ma la verità vera è che poi il motore sei tu. E volevo fare una dedica ai tifosi con un video che abbiamo ovviamente tratto da Stadio News, che era presente per questa celebrazione un po' spontanea, un po' casuale, ma evidentemente anche molto sentita da parte di alcune centinaia di tifosi che si sono ritrovati allo stadio l'1 novembre, giorno in cui c'erano i 122 anni del Palermo. Possiamo vedere le immagini, regia, anche con il sottofondo magari
dei cori dello stadio, immagini anche, come dire, in qualche modo suggestive, perché era buio, con le fiaccole rosa, perfino i giochi d'artificio sugli spalti, un modo davvero forte, direi, di celebrare una festa che evidentemente comunque è molto sentita dai tifosi del Palermo. Quindi sono contento che ci siano. C'è il filmato? Lo possiamo vedere? Io per il momento, ecco, lo possiamo vedere adesso. Il video della curva del primo novembre. Ancora. C'era la quasi autocelebrazione da parte dei tifosi, loro stessi si stupivano di quanto fosse venuta bene questa coreografia. Salvatore, in effetti, quando il pubblico... In questo momento non lo possiamo sentire, Toto, dobbiamo andare avanti noi. Ah no, dobbiamo andare avanti noi. Io mi sento, sì, ci sente. Ah, ci senti, ci senti, perché dicevo, quando il calcio... a queste manifestazioni spontanee più o meno di affetto, è uno dei pochi momenti in cui ci avviciniamo al calcio inglese, no? Tanto per citare un calcio di appartenenza, come piace spesso ricordare a me e a te. Beh, sai, c'è un Palermo per esempio che appartiene al record dei record, quello che riuscì a fermare il grande Torino, una squadra che l'unica squadra del Palermo che non ha subito sconfitte da quella straordinaria formazione. Ci sono tanti episodi, un 8-0, la prima vittoria a Torino con la Juventus, il gol di Tanino Troia al Cagliari, sono tutte le promozioni, le retrocessioni, i momenti fulgidi e anche quelli bui, però ti dico, periodi che hanno consegnato alla storia grandi imprese e situazioni dolorose. Il compleanno è una bella data, ne siamo tutti felici, io ne so qualcosa pure per i miei 100 anni che festeggerò fra poco, e mi piace che lo stadio si illumini e illumini la città e il suo tifo. Non mi piace quando si tende a sminuire il passato o quando si pensa che solo il presente faccia storia, e soprattutto quando si nega la continuità. Una squadra di calcio, tranne rarissimi casi, non muore mai. Bellissimo, allora togliamo queste immagini e ringraziamo i tifosi per questo bel momento di spettacolo, direi. Diciamo, uno spettacolo hanno dato anche i tifosi che erano presenti a Barbera con il tempo di Tregenda. E infatti, anche questo volevo dire, 18, quanti erano i 15.000? I quintagliani. E sono risultati comunque la presenza più nutrita in tutta la giornata di Serie B, nonostante tutto. Sì, poi noi questa volta c'era il Bari in trasferta, perché il Bari è uno dei competitor, esatto, diciamo, in questa guerra alle presenze, però mi sembra, Giuseppe, che si sia ricompattato l'ambiente, quantomeno quello vero, diciamo, quello dei tifosi. Eh beh, sicuramente, ma poi si è visto il calore dei tifosi, che non è mancato neanche in trasferta, in quella che era una trasferta davvero cruciale come quella di Modena di una decina di giorni fa, e così come Corini ha sottolineato l'apporto dei tifosi a Modena, ha sottolineato anche il calore dei tifosi sabato scorso in situazioni meteorologiche, come diceva Fabrizio poco fa, di certo non felicissime. Sì, si è ricompattato, sicuramente i risultati stanno aiutando a ricompattare anche i più scettici ai giocatori, all'allenatore, a tutto il Palermo. E io, scherzando, potrei dirti che Cosenza rappresenta un crocevia, perché se vinci anche a Cosenza già si parlerà di Champions League, se si perde a Cosenza poi già ritorneranno i fantasmi della retrocessione. A proposito, il Palermo nell'urna chi ha pescato per la Champions? Credo il Benfica, va, sì, bene. Questi saranno discorsi che facciamo adesso, li registriamo e poi fra 2 anni magari li tiriamo fuori, o fra 2-3 anni, sperando che tutto vada per il verso giusto. Però ecco, Salvatore, io credo che l'equilibrio non ci sarà mai. Il tifoso ha il dovere
il diritto di lamentarsi, di pretendere sempre di più. Poi noi facciamo anche critica, critica diciamo costruttiva, professionale, e diamo spiegazioni tecniche. I giocatori a volte sono vittime, a volte sono idoli dei momenti della tifoseria. Il calcio va ormai così. Sì, dici una cosa assodata, non c'è motivo per certi versi di cambiarlo, cioè le emozioni non si cambiano assolutamente, quelle devono resistere, costi quel che costi, perché è lo spettacolo, noi nasciamo proprio con questa gioia, il pallone ci coinvolge, vogliamo andare allo stadio, conoscere i protagonisti, li vogliamo in prima pagina, eccetera, eccetera. Però è anche giusto dare una dimensione più realistica alcune volte rispetto a, a tutte queste immagini che sembrano soltanto leggendarie. Io ritengo che siamo in grado di farle. Questa società che ha cambiato stile, che ha cambiato programmi e prospettive, sicuramente aiuterà a razionalizzare un po' quelle che sono le emozioni pure di una città che senza pallone non ci sa stare. Non ci sa stare, decisamente no. Fabrizio? Allora, c'è Roberta Fronti che dice: dite a Corini di non cambiare maglietta. Poi c'è chi... Ormai è tormentone, no? Penso che non la cambierà, anzi, fino a quando continueranno a perdere, resterà qui. Penso che non la cambierà, e ricordiamoci che, lo dico al magazziniere, al grande Pasquale, che il Palermo a Modena ha giocato con le maglie nere, con le bretelle rosa. Diciamo, ognuno poi fa le sue valutazioni. In vista di Cosenza, tu dici. In vista di Cosenza, riflettete, sì. Gente. Allora, Guido Green dice: questo allenatore sta facendo deprimere Brunori, così facendo il bomber andrà via presto. Poi in scia c'è anche Emanuele Drago che sostiene che Brunori non può giocare sempre spalle alla porta. Beh, a me non mi sembra che Brunori sia depresso o che si rischi di far deprimere. Devo dire la verità. Quando Giuseppe, io parlo con te che ne capisci di attaccanti, no? Tu sei un grande attaccante a calcio, vero? Cioè, lui ha fatto una stagione chiaramente sopra le righe, quella dei 29 gol. Adesso ne ha 4, che comunque sono il suo record personale, se non sbaglio, esatto. Fabrizio. E soprattutto è sempre nel vivo dell'azione. Cioè, è un giocatore, secondo me, utile a prescindere. Poi può giocare un po' meglio, può giocare un po' meno bene, può avere più fortuna o prendere un palo, però lo vedo sempre assolutamente calato anche nel ruolo, non soltanto di unica punta che deve fare il reparto e chiamare a sé anche gli esterni, ma anche di capitano. No, dal punto di vista del suo essere dentro il gioco del Palermo c'è sempre stato anche in queste prime 12 partite di Serie B. Sicuramente le occasioni da gol rispetto all'anno scorso sono decisamente diminuite, e quindi di conseguenza sta diminuendo anche la percentuale di gol, anche se voglio dire nella prima parte di stagione pure in Serie C non è che avesse fatto caterva di gol. Giuseppe, ricordiamo un dato fondamentale: c'è una categoria di differenza, quello che dicevo poco, vuole... esatto, cioè quello no, che non dicevo è possibile poco, pensare che quest'anno Brunori possa segnare altri 29 gol, è impossibile. Quello che dicevo poc'anzi, Fabrizio, cioè nel senso in questa categoria le occasioni da gol sono decisamente diminuite, quindi di conseguenza diminuiranno anche i gol. Poi giustamente poco fa Guido diceva che già Brunori ha come dire, superato il suo record personale di marcature in Serie B, che non era di 12-15 gol ma di 3 gol. Quindi voglio dire, è un giocatore che si deve confermare in Serie B. Lo abbiamo sempre detto all'inizio della stagione, era un'incognita, è un'incognita ancora Brunori. Ma per me era un'incognita e non lo è più, se posso invece differenziarmi. Era un'incognita nel senso che c'era sempre un salto di categoria. Adesso mi sembra che non sia un'incognita, perché lui dimostra di avere intelligenza calcistica, di avere anche i numeri sull'anticipo, sulla forza fisica, conquistando punizioni, facendo salire la squadra, ha i numeri per essere un titolare. E non dimentichiamo che ha sfornato 3 assist anche. Ha fatto 3 assist. E non dimentichiamo però che poi
possiamo anche valutare, perché poi molti tifosi insistono sul discorso della seconda punta, che sia Vido o che sia Soleri, che ci può anche stare, perché abbiamo visto che con attaccanti più stretti, soprattutto Di Mariano a Modena, anche Brunori ne ha tratto beneficio, ma questi sono poi dei piccoli aggiustamenti che si andranno valutando a seconda dell'andamento della partita o a seconda dell'avversario. Scusami Guido, c'è ancora Walter Guccione che si riallaccia all'argomento che stiamo trattando. Brunori ha cambiato, è diventato più uomo squadra e sinonimo di intelligenza. E sono d'accordo. Salvatore, però noi citavamo, a proposito di gol, non è che il Palermo ne abbia segnati tantissimi, secondo me sabato col Parma ha fatto la partita intelligente, cioè ha preso atto di una delle forze in campo, si è protetto abbastanza, ha aspettato l'occasione, l'ha trovata e l'ha difesa senza tra l'altro neanche rischiare moltissimo, perché Pigliacelli, che secondo me sta crescendo in personalità, ha fatto una sola vera parata alla fine del primo tempo e poi ha dovuto sbrigare l'ordinaria amministrazione, ma tutto sommato non ha avuto grossissimi impegni da fare. Il problema è trovare il gol. Allora, noi abbiamo trovato il gol di Marconi ed è il primo gol della difesa, se non sbaglio, correggimi se sbaglio, il primo gol della difesa. Ce ne aspetteremo anche di più dal centrocampo. Secondo te questo lo vedremo con questi giocatori, lo vedremo con un modulo diverso? Ma io penso che la crescita che il Palermo ha avuto da Terni in poi sia stata continua, si vede, si legge e si vede soprattutto anche nei numeri. La terza partita senza subire gol, ma più importante ancora la quarta partita utile di fila, 8 punti conquistati, la certezza di una crescita graduale e sicura. Se la difesa ha acquistato sicurezza, il merito è del centrocampo che garantisce filtro e movimento. Sugli esterni Valente e Di Mariano portano continuità e fantasia. E secondo me Brunori riuscirà ancora a sorprendere. Brunori non è cambiato, Brunori è Brunori in tutte le salse in cui lo si vede, ma quando la squadra comincerà a giocare a memoria dal primo all'ultimo minuto vedremo magari un Brunori più concreto e più consistente. Non bisogna allarmarsi se le cose in un periodo non vanno per il verso giusto. Questo è un campionato che con 2 vittorie ti porta in alto, con 2 sconfitte vai in zona play-out. Bisogna navigare negli scogli con nervi saldi e senza paura. Questo è il vero messaggio che queste prime partite hanno dato. Beh, questo gruppo ha dimostrato nervi saldi, però Fabrizio, io da Segre mi aspetto di più, cioè io se dovessi giudicare il suo campionato fino ad ora gli metterei 5,5, che è un voto insufficiente, ma che sottintende anche quello che mi aspetto da un giocatore della sua qualità. Non sono totalmente d'accordo con te, perché Segre ha cambiato pure lui modo di giocare da quando non c'è più Elia, è un dato che qualcuno non vuole vedere o si nota poco, me ne rendo anche conto. Perché il raggio d'azione di Valente costringe un centrocampista a coprire di più su quel lato. E quel centrocampista da 2 partite è Segre, che ha dovuto rinunciare a inserirsi di più perché deve sorreggere Valente, che non ha le stesse caratteristiche. Certo, infatti ha aumentato la qualità, la quantità. Quindi, della sua partita. In questo momento questa squadra è una coperta corta. Se la tiri davanti prendi gol, se la tiri troppo dietro non fai gol. Corini credo che in queste 4 partite ha cercato di trovare la formula migliore anche in relazione all'avversario che ha affrontato, e poi gennaio dovrà servire per tirare un bilancio e capire se è il caso di intervenire, credo che ci sia questa intenzione, in alcuni reparti in cui si è un po' corto obiettivamente. Intanto volevo fare l'in bocca al lupo, gli auguri a Elia che in settimana è stato operato. Mi pare di capire, Salvatore, che la stagione è finita, magari si può sperare di recuperarlo fine aprile, ma insomma è un'impresa complicata. Nessuno ha fretta di recuperare un calciatore che ha avuto un problema come il suo, quindi tutte le attenzioni saranno perché il ragazzo ritorni nelle migliori condizioni il più presto possibile, ma senza avere la fretta ovviamente di rischiare nulla. Abbiamo visto anche nella Juventus che ci sono stati giocatori che sono tornati dopo mesi e mesi proprio perché, e poi vengono inseriti col contagocce proprio per evitare ricadute e per evitare che il guaio possa essere ancora maggiore. Fabrizio, c'è una riflessione interessante di Rosario Botta: ma quanti hanno segnato più di Brunori? 4 giocatori, tra cui mostri sacri come Code e Antenucci.
Se aggiungiamo gli assist, 3 fanno 7, 7 tra assist e gol. I numeri dicono che Brunori è determinante nel 58% dei gol del Palermo, più di un gol su 2 sono determinati da Brunori, quindi quale sarebbe il problema? Vi sembra poco? E diciamo, sentiamo di condividere, abbiamo già detto. Sì. No, abbiamo risposto, non sono pochi i gol, l'apporto di Brunori no, assolutamente no, e sottolineo anche non soltanto gli aspetti tecnici ma quelli umani, lui sta facendo il capitano anche. Lo sta facendo bene, mancano i gol, quelli che arrivano dal centrocampo, quelli che mi sarei aspettato da Segre. Poi tu dici che giustamente fa anche in questo momento la coperta è stata tirata da un lato e quindi devi scoprirla dall'altro. Mi aspetterei qualche tiro in porta più preciso, no, perché più, soprattutto è stato molto sottovalutato l'apporto di Elia. Cioè Elia magari non incanta perché non ti attacca la porta come Valente, ma ti assicura quella una copertura fase difensiva, esatto, quella copertura per 90 minuti che credo che abbiano poche squadre in organico. Quindi è un'assenza, come dissi anche l'altra volta, che alla lunga si farà pesare. E noi casomai cambiamo modulo sempre, ruotiamo i giocatori beccando sempre il momento di forma migliore, a parte che abbiamo ancora Geraci in panchina, che se entra in campo lui sulla fascia destra tu non sai cosa possa ancora... No, soprattutto c'è chi si preoccupa per Geraci perché chiede: ma dove stai a Sydney con questo buio? Salvatore, dai, tranquillizza il nostro ascoltatore. No, sì, ha ragione, ma abbiamo provato in tutti i modi a spegnere, a accendere luci, questa è una delle cose migliori. Adesso proverò con i ragazzi a modificare un po' la... Ma scusami, ti abbiamo detto di rasserenarlo, pensavo che gli dicessi sì, sono a Sydney, mi sto facendo la vacanza, alla faccia vostra, mi sarei aspettato questa risposta. Ancora messaggi? Abbiamo Edoardo che dice: c'è anche la crescita in sicurezza di Pigliacelli, bravo a non deprimersi dopo la frittata col Sud Tirolo e a farsi trovare pronto nelle partite di Modena e col Parma, nel quale ha fatto interventi decisivi. Qualcuno ha qualcosa da dire su Pigliacelli? Giuseppe, confermi? Assolutamente sì, ma Pigliacelli è un portiere di categoria, un portiere forte tra i pali, un portiere forte nelle uscite. Ribadisco, a mio parere è un portiere molto forte con i piedi, perché a prescindere dai rischi che si prende è un portiere che ti dà qualcosa in più anche nella fase di costruzione, e in questo momento, quando devi fare ripartire subito l'azione perché stai soffrendo magari un avversario che tiene in mano il pallino del gioco, uno come Pigliacelli ti può venire anche in aiuto in questo. Però fino a poco tempo fa stavano mandando alla forca Corini per averlo impiegato anche dopo l'errore che aveva commesso, eccetera. No? Ma stavano mandando alla forca un po' tutti fino a qualche partita fa, Salvatore. Sì, ma non pensiamo di poter mettere d'accordo tutte le teste. La forza di Corini nell'insistere su determinati giocatori, cioè questo bisogna dargli il merito che ha rischiato proprio di persona, cioè ai giocatori lui ha dato le strade, la strada da seguire, poi loro diventano protagonisti e prendono i consensi di tutti, ma Corini è stato sempre un giocatore che aveva in mano la squadra ma meno protagonista rispetto agli altri. I tifosi catastrofisti ci saranno sempre, i tifosi sono eccessivi per definizione, di solito eccessivi in bene, nel senso che magari una squadra di B la trattano come se fosse una squadra della Champions. Devo dire che però in questa catena di meriti, di piccoli meriti ancora, fino a quando il campionato non finisce, noi siamo sempre su chi vive e guardiamo sempre in profondità. Devo dire che Corini ha avuto ragione, come diceva Salvatore, bravissima anche la società a confermare Corini, dando dimostrazione di un nuovo stile di conduzione a cui Palermo non era abituato, un nuovo stile anche non soltanto per Palermo probabilmente, ma per gran parte delle piazze italiane di Serie A e Serie B. Ma anche perché, vedo, prendiamoci chiaro, i grandi progetti partono sempre tutti da lontano, abbiamo degli esempi e i macro esempi come il Milan, se non avesse dato fiducia a Pioli probabilmente non avrebbe vinto lo scudetto, l'Atalanta di Gasperini, se non avesse dato fiducia a Gasperini non sarebbe diventata la squadra. Certo. E quindi questo poi è tutto suffragato dei numeri. Ma devi avere la forza di sostenere i momenti bui. Tu
società devi avere la forza, la sicurezza di quello che stai facendo, e quindi di conseguenza poi ti viene anche la forza di sostenere i tuoi programmi. Allora, abbiamo un messaggio chilometrico di Elio Danna che non pubblico perché sennò prende tutto lo schermo, lo leggo. Corini, da uomo intelligente, ha accettato le critiche di noi tifosi e soprattutto dei dirigenti della proprietà. Ha smesso con gli esperimenti ed ha puntato su una squadra di bravi manovali, priva di schemi ma pronta ad aggredire le caviglie degli avversari. Più che Guardiola, il suo modello adesso è Nereo Rocco, infatti da 3 partite non prende gol. Diciamo che è un'estremizzazione dei concetti che abbiamo espresso finora, che testimoniano. Ma sono tutti commenti questi qui che stiamo passando, sì, ma... che sono critiche o non critiche, comunque molto composti. Io su questo discorso del linguaggio faccio una battaglia da sempre, Salvatore lo sa, anzi Salvatore più di me per la verità, che sui social, liberi di dire quello che volete da una parte o dall'altra, ma sempre con una logica costruttiva. Ma e io credo che abbia ragione, una disamina perfetta. Credo che sia anche una disamina intelligente, sì, perché sì, io sì. Penso, Giuseppe, che Corini non è che sia blindato, legge i giornali, ascolta le televisioni, in questo caso, ora che ci abbiamo Rosanero Web e TV, sono certo che anche lui seguirà il podcast della trasmissione. Sentite questa parola, podcast, sentirete poi questo mezzo diverso, più moderno ancora. Salvatore faceva il podcast già nel 1300, ma noi ci stiamo adeguando e sentiremo questa trasmissione in podcast. Ti dicevo, Giuseppe, Corini è uno che sente anche la società, si è confrontato con Rinaudo, si sarà confrontato con Mansur, con tutto l'entourage, e quindi ha dimostrato anche quell'elasticità che non è un progetto, secondo me, rinnegato o sconfitto, ma è soltanto la doverosa, direi, elasticizzazione del proprio lavoro. Ma guarda, Guido, ho esordito proprio con questo concetto qui nella puntata di oggi, cioè l'intelligenza di Corini è stata questa: non essere ancorato a determinati schemi, moduli e tipo di giocare. Ha capito il momento era quello di mettersi l'elmetto, perché il Palermo era in difficoltà, e dare un volto a questa squadra, che in questo momento è un Palermo da battaglia, che deve fare punti. In questo momento il Palermo doveva e deve continuare a fare punti. A proposito di fare punti, Giuseppe, a proposito di battaglia, perché vedo uno che si sta animando dietro le quinte, ed è il nostro ospite che arriva in zona Cesarini, Sassà Salvaggio. Ma io stavo mangiando, tu lo capisci che fa il ma tu non finisci mai di mangiare. Ma no, perché oggi ho dovuto cucinare. Salve a tutti. E cosa hai cucinato? Buono, guarda, semplicissimo. Pasta col pomodoro, perché però dobbiamo smaltire, ecco. Sassà Salvaggio, oltre a essere il mio imitatore, perché no, ormai questa mia radiocronaca vecchia, no, ti ha un po' colpito. Come facevo? Certo, Palermo! È rimasto. E c'era sempre poi un fuori alla fine, un palo. Senti, non ti presento neanche, perché l'ho detto già in apertura delle trasmissioni, personaggio non più locale ma nemmeno nazionale, sei intercontinentale vista la popolarità, tu sei popolarissimo già in America, a Ragusa, a Palermo, a Roma, a Milano, e tra l'altro, tra l'altro conosci un po' Videoregione? Mi pare che sì, come no, diciamo che sono, almeno dicono che sia, diciamo, la punta di diamante, soprattutto per il riflesso del diamante. Poi... Esatto, perché ci propini ogni minuto i tuoi Sassà Show. Esatto, Sassà, il Sassà Web, Sassà Show. Vanno ad andare in onda fino a tutta la fine di questo mese, poi partiremo con una nuova produzione di cui, diciamo, stiamo lavorando in questi giorni, e poi ne sentirete parlare. Senti, siamo proprio in conclusione. Tu sei un grande tifoso del Palermo. Certo. Dimmi la verità, un mese fa eri di quelli che voleva la pelle di Corini? Ma certo, figurati, poi che allo stadio è normale, uno deve essere sincero, ma i palermitani siamo così noi, un giorno un prima po' facciuoli partite, no, beh, è nel nostro stile, troppo fuori. Allora, io ancora devo dire la verità, non perché ero, non voglio Corini, ci mancherebbe, però in quella fase del campionato secondo me ancora non aveva capito bene dove andare a parare. Attenzione, non è che il Palermo visto a Parma, col Parma, ha fatto una grande partita, attenzione, il Parma era rimaneggiato, aveva un sacco di giocatori che mancavano,
e come sempre basta mezz'azione, il Palermo ti dà la sensazione che il gol lo può prendere in qualsiasi momento, visto che te lo puoi permettere tu, Sasà, io non posso farlo, ma mi dici cosa cambieresti, chi toglieresti e chi metteresti? No, in questo momento assolutamente no, in questo momento se la cosa doveva essere fatta semmai prima. Adesso Corini ha preso, almeno sembra che abbia preso un po' lo spogliatoio e anche un po' il pubblico, perché giustamente io capisco che quando il pubblico è contro qualsiasi scelta poi comincia a diventare diciamo si preoccupano, sceglie liberamente magari, però devo dire che ci aveva fatto riflettere tutti, perché aveva fatto delle scelte assurde, la partita del 3-1 contro il sì, che vincevamo 3-1 a col Pisa, da 3-1 a tre pari col Pisa. Sul 3-1 non fare i cambi e sul 3-2 far entrare un centrocampista per far uscire un attaccante, dai proprio il segnale sia alla squadra che ti vuoi difendere e anche agli avversari, e infatti abbiamo preso il 3-3 e stavamo prendendo pure il 4-3, però abbiamo preso anche un palo. Sasà, visto che tu stai digerendo ormai, ti faccio l'ultima domanda perché ci stanno mandando via, davanti a un bivio, scegli Corini o Geraci in panchina? No, vabbè, ora, ma che domanda è? Voglio dire, Geraci tutta la vita. Geraci tutta la vita, bravissimo, bravissimo. Ci mancherebbe. Sasà, in bocca al lupo, grazie. Ti continuiamo a vedere con i tuoi show su Video Regione. Ci ricollegheremo poi altre volte, magari in altri orari, così tu non cucini e non mangi. Esatto. E insieme a te saluto Fabrizio Vitale, Salvatore Geraci e Giuseppe Leone per quest'altra puntata che potete vedere sulle pagine Facebook di Stadio News e di Blog Sicilia, anche sui siti ovviamente, su Video Regione, canale 14 ogni lunedì alle 18, e poi podcast, altre pagine Facebook, insomma dovunque vi girerete troverete le nostre brutte facce impresse. E ben damata, hai ragione tu Sasà, hai ragione. Senti, ma me lo fai però il Palermo? No, esatto. Non si possono inventare le emozioni. Grazie Sasà, un abbraccio a tutti, a lunedì prossimo. Ciao.